Nessuna buona notizia in vista per le palestre, anche dopo il 5 marzo è ormai quasi certo, rimarranno chiuse. Se prima la situazione era critica, ora è drammatica. Siamo disperati, dice Silvia Manzella, club manager del centro gyms di Gallarate. Dubbi sulla riapertura, sulla data, sulle modalità. Noi non abbiamo ancora un protocollo operativo da mettere in atto per questa nuova riapertura. Avevamo quelli di ottobre che erano già molto stringenti e che hanno inciso parecchio sulla riapertura fatta a giugno dell'anno scorso, perché si sono ridotte le possibilità di accedere alla palestra e sono aumentati i costi in sanificazione e anche in dispositivi di protezione. Quindi noi in questo momento abbiamo queste grosse incertezze, prima di tutte quella della data di riapertura. Il nostro settore è proprio al collasso, diciamo che all'interno della nostra categoria sono associate più di 100.000 palestre che danno lavoro a 1 milione di operatori e usufruiscono delle nostre strutture circa 20 milioni di iscritti tesserati. E sono tante persone che hanno bisogno di fare attività fisica e però tante di queste strutture, soprattutto magari quelle un po' più piccole, un pochino meno organizzate, avranno veramente un tracollo finanziario, ma anche per le nostre strutture grandi, la ripresa è veramente un punto di domanda. Sabato molti lavoratori del settore protesteranno in diverse piazze d'Italia, anche a Milano. Laura Bernacchi, personal trainer, parteciperà alla protesta. Non possiamo più andare avanti così, dice. Chiediamo prima di tutto che venga riconosciuto un codice Ateco ai laureati in scienze motorie, fino ad oggi dimenticati dallo Stato. E l'assenza di un assessorato allo sport nell'attuale governo Draghi non ci fa certo dormire sonni tranquilli. Pochi aiuti da parte dello Stato sono stati anche sospesi a partire da gennaio, quindi a livello economico siete veramente in ginocchio. Per quanto riguarda la mia categoria in particolare, siamo veramente in ginocchio perché addirittura non viene riconosciuta ai laureati di scienze motorie un codice Ateco e tanti di noi non si sono proprio ritrovati in nessuna delle categorie che fosse, cioè che potesse prendere un riconoscimento da qualche parte, non abbiamo preso niente. Abbiamo lottato degli anni per avere degli aiuti da parte del governo. E adesso rischiamo di dover ripartire da capo. Che cosa chiedete al governo? Domani in piazza, appunto, manifestate per chiedere soprattutto di poter iniziare a lavorare. Poter iniziare a lavorare. La manifestazione di domani è in particolare degli scienziati motori, dei kinesiologi, quindi dei laureati, e chiedono anche il riconoscimento del loro titolo, che ad oggi non è riconosciuto. Lo sport è per molti una vera e propria medicina, oltretutto priva di effetti collaterali. Fare attività fisica per persone con particolari patologie è essenziale, conclude Bernacchi. Noi non lavoriamo solo nelle palestre per chi ha problemi estetici, ma lavoriamo soprattutto per aiuto alle persone che hanno patologie. Quindi siamo un aiuto al Servizio Sanitario Nazionale e questo non ci è ancora stato riconosciuto.